Angela Cerbi, Friend Film Radio da Venezia, con cast e regista di Sulla mia pelle. Buongiorno Jasmine, buongiorno Alessandro, buongiorno, buongiorno Alessio. Buongiorno. Abbiamo poco tempo, una domanda veloce. Questo è un film, io l'ho visto stamattina, sconvolgente, ma necessario, secondo me, uno dei pochi film che bisognava fare. Perché l'avete fatto e grazie per averlo fatto. Cominciamo dal regista. Perché era necessario, proprio perché serviva, era il momento giusto di farlo. Cioè, un film di servizio. Sono passati quasi 10 anni, non era... E il cinema è un ottimo mezzo per raccontare questo tipo di storia, perché incarna e ti fa vedere le sofferenze non solo scritte come in un articolo di giornale. Tu ti sei ammazzato fisicamente in questo film. Dimmi velocemente com'è stato essere Stefano Cucchi per così tanto tempo? Allora... In realtà, come ho già detto più di una volta, io ho cercato di creare una mia idea di Stefano, no? Perché per quanto uno possa fare l'attore e cercare di dire che noi ci avviciniamo alla realtà, sarebbe stato molto difficile anche semplicemente provare a pensare a quello che ha passato Stefano e la sua famiglia davvero. Quindi ho preso un po' di elementi, la voce, un po' di filmati, un po' di cose scritte, dei libri, ho messo insieme tutto, ho creato una mia idea di questo Stefano, che era un ragazzo che era abituato a sbagliare, era molto fragile, era molto debole, però era comunque un ragazzo di 32 anni che sicuramente non meritava di fare questa fine, soprattutto se affidato nelle mani dello Stato, soprattutto per una serie di errori come quelli che vediamo nel film. Per quello che mi riguarda è semplicemente, insomma, ormai tutti lo sanno, la prima volta che me lo hanno chiesto sono stato molto spaventato, dopo ho proprio percepito una necessità nel farlo perché mi sembrava che, appunto, come ha detto Alessio, il cinema fosse un mezzo perfetto per raccontare una storia del genere e dare la possibilità a tutti di rifletterci su. Insomma, questo è. Abbiamo il cinema, usiamo il cinema. Usiamolo. Jasmine, senti, tu avevi la fortuna forse di essere l'unica, di essere tra i personaggi principali del film quella che aveva un riferimento reale, potevi parlare con Ilaria. Come ti sei rapportato con lei? Cosa ti sei portata via? Quello che ho sempre portato via ogni volta che l'ho vista prendere posizione, prendere parola per la sua vicenda privata, ma che è assolutamente una parola che lei ha preso per noi tutti come collettività. Quindi non c'è mai stato un atteggiamento di attrice che guarda e ruba delle cose a una donna che, insomma, ha già dato troppo. Fino a troppo. Bene, ne siamo stati rapidissimi. Vi ringrazio ancora. Grazie a Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Alessio Cremonini, Sulla mia pelle da Venezia.